Continuano le manifestazioni cittadine in favore del magnate Charles Lloyd, noto alle masse come l'uomo invisibile. Dal Cremlino, Putin commenta: è un atto di colossale indecenza. Perché ha spezzato le gambe all'uomo invisibile? Tutto, la tibia, il femore, anche i legamenti sono andati. È un miracolo se riuscirà a tornare in piedi dopo questa storia. Se lo meritava. Oh mio Dio, quali hanno ridotto?